1%, il 2023 è l'anno del record per l'Abruzzo Airport. Lo era stato anche quello precedente, questa è la cosa ancora più importante. Si segna ogni anno almeno il 20% in più di crescita. Il 2023 lo aprimmo inaugurando l'anno con la bella notizia di aver sfondato ampiamente i 700.000 passeggeri l'anno, 715.000, sembrava già un risultato eccezionale. Quest'anno ci avviciniamo ai 900.000 e questo significa che l'aeroporto gode di buona salute, alla faccia di chi ha fatto l'uccello del Mauro Curi e volteggiato sopra questo aeroporto raccontando insomma apocalissi imminenti. Il risultato è quello che potete leggere e che abbiamo pazientemente costruito, anche affrontando le difficoltà che ci sono e che sono però il paradossale frutto del successo dell'aeroporto, perché i contratti con le compagnie aeree sono contratti secondo i quali noi paghiamo per numero di passeggeri che transitano, quindi più l'aeroporto ha successo più costa e questo comporta delle difficoltà in ordine alla tenuta dei bilanci, anche perché le regole della contabilità pubblica nei confronti degli aeroporti e aeroporti minori fa un po' acqua e mette in difficoltà tutti gli aeroporti provinciali, tutti gli aeroporti piccoli nel poter tenere un equilibrio di bilancio. Però noi vogliamo affrontare questo problema, crediamo che sia una spesa produttiva quella di investire sull'aeroporto anche a costo appunto di avere una perdita di gestione, perché il volano che produce il traffico aereo sia in termini di turismo che di tenuta delle aziende di relazioni commerciali e di promozione del territorio è molto molto più elevato della spesa che si sostiene. L'anno di Linate è una pista più lunga alle sfide del 2024? Sull'Linate noi abbiamo già attivato da Ferragosto scorso la procedura per il riconoscimento della continuità territoriale, contiamo entro il primo semestre di poter concludere questa istruttoria con il Ministero delle Infrastrutture e di trasmettere quindi alla Commissione il via libera definitivo, che potrà consentire quindi di sovvenzionare pubblicamente un volo che altrimenti perde 4 o 5 milioni l'anno e diventa oggettivamente troppo oneroso andarlo a sostenere. La pista aspettiamo a giorni, buone notizie da parte del direttore generale della Saga, che ci possa confermare nel fatto che tutte le carte, tutte le procedure burocratiche sono superate e nei prossimi giorni potremo dare l'annuncio dell'inizio dei lavori. Rivendico su questo di aver svolto un grande lavoro dal punto di vista delle relazioni istituzionali, il lavoro che non era mai stato fatto prima. Ho trovato la tipica procedura incagliata in conferenze dei servizi abnormi e estenuanti, con oltre 30 soggetti di cui bisognava raccogliere pareri e mettere i pareri che collimassero e che non confliggessero l'uno con l'altro. Ho fatto questo lavoro con il mio gabinetto, lavorando per oltre un anno a collazionare tutti i pareri, a sentire uno a uno gli enti a partire dai comuni coinvolti, comuni, acquedotti, società di servizi per l'energia elettrica, per tutti i vari passaggi di utenze e servizi, sicurezza varia, insomma una delle vicende burocraticamente più faticose mai affrontate. D'altronde non era un caso che l'allungamento della pista è un progetto che è stato approvato politicamente nei primi anni del 2000 e che dopo 20 anni non aveva ancora visto la luce. Abbiamo disincagliato anche questo atavico problema e credo che tra pochi giorni potremo davvero dare la buona notizia di venire a inaugurare un cantiere che poi alla fine con pochi giorni di lavoro e di stesa d'asfalto potrà raggiungere l'obiettivo.